Dall'esito anche del sopralluogo effettuato stamattina emerge che tutte le strade di competenza della città metropolitana sono percorribili. Da una prima analisi che abbiamo fatto, oltre agli interventi di una prima messa in sicurezza, nei giorni successivi verranno fatti interventi definitivi anche per consentire, così già come fatto nei primi giorni, un tranquillo e normale deflusso veicolare per consentire ai mezzi di trasporto, ambulanze e quant'altro di poter accedere in tutte le zone, siano esse quelle a rischio medio-alto e medio-alto interessate da crolli e da abbattimenti. Pertanto ribadiamo che attualmente le strade metropolitane sono tutte aperte, ci sono piccoli transennamenti che nei prossimi giorni provvederemo a rimuovere giusto per la messa in sicurezza ordinaria. Abbiamo verificato quelli che sono stati i primi interventi messi in atto dai tecnici e dalla nostra unità di crisi che abbiamo disposto nei giorni precedenti. Abbiamo messo in sicurezza appunto quelle che erano le varie criticità presenti e da domani in poi, con l'intervento anche dell'insediamento del commissario straordinario nominato per il post terremoto del sisma qua ad Ischia, insieme coordineremo le attività poi di ulteriore messa in sicurezza e ripristino di quelle che erano le condizioni iniziali delle strade e delle scuole metropolitane. Quindi abbiamo rassicurato i sindaci della presenza di tecnici validi e di professionisti in ordine alla viabilità, alla staticità, geologi e quant'altro, non solo in questo periodo ma anche per ciò che potrebbe occorrere nelle fasi successive. Siano esse di competenza metropolitana o non, abbiamo dato la disponibilità di uomini e forze in mezzi della città metropolitana. Oggi è stato un sopralluogo della task force della città metropolitana con i sindaci e con i dirigenti scolastici degli istituti superiori. Ci sono delle criticità, soprattutto per l'istituto Mennella, che si compone di 4 plessi, ci sono criticità in 3 plessi, all'istituto Mattei e al liceo scientifico di Lacquameno. Oggi abbiamo iniziato già i lavori di messa in sicurezza con l'Armena, che è la nostra società partecipata, dell'istituto di Lacquameno, e nell'arco di 7 giorni termineranno i lavori a Lacquameno. Per quanto riguarda il Mattei, i lavori di messa in sicurezza già sono iniziati, però purtroppo lì ci sono degli interventi da eseguire molto più rilevanti, quindi entro settembre il Mattei sarà consegnato al dirigente scolastico e quindi agli studenti. Questi sono gli istituti di nostra competenza. Per quanto concerne gli altri istituti, dobbiamo attendere che i lavori vengano eseguiti dai proprietari, uno è il comune di Casomicciolo e l'altro è di un privato. Ringrazio i nostri tecnici, i tecnici dell'edilizia scolastica della città metropolitana, per il supporto che hanno dato fino al giorno successivo a questo evento catastrofico.